Questa è Starbuck Island, un'isola nel mezzo del Pacifico, non lontana dalla Polinesia francese. Anche se il suo nome può far venire in mente un frappuccino, purtroppo per te laggiù non avrai la possibilità di sorseggiarlo. L'isola è piccola 9 km da est a ovest e 3,5 da nord a sud e disabitata. L'isola è così piccola che entrerebbe 18 volte nell'area urbana di New York City. A prima vista sembra che non ci siano cose interessanti, ma da Google Maps si nota qualcosa che ti sorprenderà. Un paio di mesi fa, in un video virale su TikTok, veniva menzionato uno strano oggetto a forma di disco volante, trovato su Google Maps a Starbuck Island. Il video ha totalizzato oltre 5 milioni di visualizzazioni in due giorni. La parte più inquietante riguarda una lunga striscia che attraversa quasi tutta l'isola. Sembra che qualcuno abbia provato a frenare con tutte le sue forze, ma non riuscendoci, si sia schiantato con quel veicolo dall'aspetto di un disco volante. Potrebbe essere una possibile prova che non siamo soli nell'universo e che qualcuno ha cercato di farci visita. Gli utenti erano ignari della vera storia dietro quelle tracce e il disco volante. Solo alcuni sapevano che nel 2009 un gruppo di esploratori aveva visitato l'isola deserta per girare un paio di video successivamente caricati su YouTube. Il fatto è che l'isola non era completamente deserta. Nel XIX secolo, Starbuck Island era utilizzata per l'estrazione del guano. Il guano è costituito da escrementi di uccelli e pipistrelli. L'estrazione e la raccolta di escrementi di uccelli può sembrare un'attività bizzarra, ma il guano è ricco di fosfati, estremamente importanti nella chimica moderna, che possono essere utilizzati come fertilizzanti. Gli addetti all'estrazione dovevano vivere sull'isola. Per farlo hanno dovuto creare un insediamento temporaneo. Ma torniamo a Google Maps. Vedi questa angolazione? Esatto, l'immagine satellitare può essere confrontata con le immagini e i video realizzati nel 2009. Un altro punto che dimostra che questo strano oggetto ha un'origine terrestre è la presenza di alcuni alberi sull'isola. Questi alberi non sono nativi del terreno calcareo corallino e sono stati sicuramente piantati dall'uomo. Mistero risolto. L'oggetto a forma di disco volante non è un veicolo extraterrestre, ma i resti di un insediamento. Ma allora le tracce che si estendevano su tutta l'isola? Beh, questo non lo sappiamo, ma di sicuro non è nulla di straordinario. Un altro utente di TikTok ha affermato di aver visto degli zombie su Google Maps. Vediamo se è vero. Innanzitutto il video ha spaventato oltre 1 milione di persone. Inizia con una ripresa da lontano e man mano che l'utente zooma, capiamo che siamo in Finlandia. Dopodiché vediamo una scritta. Mi arrendo, spettatori finlandesi, aiutatemi. La scena successiva è composta da un'immagine di Google Street View di bassa qualità, che però basta a farmi venire i brividi. Sembra un normale raduno, ma i partecipanti non sembrano vivi. L'immagine è confusa e allo stesso tempo inquietante. Si tratta forse di veri zombie? Certo che no, prima di tutto occupiamoci della scritta. La traduzione è un'opera d'arte spaziale di gente tranquilla, di Ray Jokela, un ballerino e coreografo finlandese che intendeva inserire nella sua performance quest'opera d'arte, poi diventata opera d'arte indipendente. Curiosità, quelle figure vengono cambiate 2 volte l'anno, in autunno e all'inizio dell'estate. Tutti i vestiti indossati sono ricavati da donazioni. Bang! Un altro mito sfatato. Lato positivo 2, miti di TikTok 0. Bene, ora dai un'occhiata a questa foto. Hai notato qualcosa di strano? Esatto, c'è una ragazza con 3 gambe. L'immagine satellitare è stata scattata in Croazia, ma non c'è nulla di cui preoccuparsi. Questi sono solo problemi tecnici di Google Maps. La tecnologia utilizzata per le mappe di Google ha un algoritmo curioso. Ogni oggetto viene fotografato più volte e poi le foto risultanti vengono unite per ottenere l'immagine più accurata. Nella maggior parte dei casi funziona, ma a volte sembra che l'intelligenza artificiale si sforzi troppo, generando dettagli in più e a volte più arti. Se vogliamo fare una corsa a 3 gambe, io scommetto su di lei. Nulla può sfuggire all'attento occhio del satellite, vero? Il 20 settembre 2022 un utente di TikTok ha pubblicato un video di un aereo trovato sott'acqua, grazie a Google Earth. Il relitto è stato trovato al largo della costa di Crooked Island, nelle Bahamas, non lontano dall'aeroporto Colonel Hill. Vediamo se è vero. La prima cosa da tenere presente è che la stessa guida di Google Earth ammette che la foto trovata nell'app può essere il risultato di più foto, satellitari o aeree, scattate in giorni diversi e persino in mesi diversi. Il risultato della ricucitura potrebbe essere a volte un po' imprevedibile. Ricordi la ragazza con 3 gambe? Beh, come potresti dimenticarla? Quindi, come avrai intuito, questa foto non è altro che una sovrapposizione di più foto. L'area con quell'aereo, infatti, è stata fotografata più volte, nel 2004 e nel 2005, poi 8 volte nel 2015 e un paio di volte più tardi. La ragione più probabile per cui questa foto è presente su Google Earth è che si tratta degli scatti del 2015 combinati insieme.
Si dice che il pitone reticolato sia il serpente più grande del mondo, in grado di raggiungere i 6 metri di lunghezza. Un esemplare di questo tipo è stato trovato nel 1912 e misurava circa 10 metri. Tuttavia, su Google Earth, gli utenti hanno trovato un serpente ancora più sbalorditivo. Il 24 marzo 2022, su TikTok è stato pubblicato un altro video incredibile, che ha ottenuto oltre 200.000 like. Questa volta un utente affermava che, grazie a Google Maps, era stato ritrovato un mega scheletro del titano boa estinto da qualche parte in Francia. È difficile giudicare dall'immagine, ma si stima che lo scheletro fosse lungo circa 30 metri e sarebbe potuto essere il serpente più lungo mai esistito, se solo i serpenti avessero avuto scheletri simili. Ecco il motivo numero uno per cui questo non è un serpente. Le costole dei serpenti sono più sottili e lo scheletro nella foto sembra molto più massiccio. Un'altra caratteristica curiosa di questo scheletro è che è fatto di acciaio. Capisci dove voglio arrivare? Non si tratta di uno scheletro vero e proprio, ma di un'incredibile installazione artistica lunga 130 metri. Si chiama Le Serpent d'Océan, ovvero Serpente dell'Oceano. L'installazione è stata creata dall'artista cinese Wang Yongping ed è visitabile gratuitamente. La cosa bella di questa installazione è che appare solo con la bassa marea, quindi sembra uno scavo archeologico. Beh, l'artista ha preso in giro milioni di utenti. Se ti capita di andare in Francia, puoi vedere questa straordinaria opera d'arte a Saint-Brévin-les-Pins, non lontano da Nantes. A volte Google Maps mostra cose mai esistite. Ecco Sandy Island. Per molto tempo si è creduto che si trovasse vicino alla Nuova Caledonia, nel Mar dei Coralli orientale. Tutto è iniziato quando il capitano James Cook l'ha inclusa nelle sue carte nautiche del 1774. Cook non l'aveva mai visitata, ma successivamente quest'isola è stata inclusa in molte altre carte come precauzione contro la barriera corallina, all'epoca una pratica standard. Inoltre, l'area era ed è tuttora piena di residui di pomice, grandi masse rilasciate in seguito all'eruzione di un vulcano sottomarino. Quella precauzione era più che necessaria. In questo modo l'isola è rimasta sulle mappe fino al 1974. Grazie a una serie di voli sull'area, si capì che l'isola non esisteva e Sandy Island fu cancellata dalle carte nautiche. Google Maps è nato nel 2005 e l'isola, sorprendentemente, era presente, anche se in precedenza era stata non scoperta. È stata rimossa da Google Maps solo nel novembre 2012. Ora non vediamo altro che pixel neri, mentre prima c'era una zona di mare scura. Alcuni specialisti ritengono che l'intera questione dell'isola fosse solo una trappola per il copyright, una pratica molto diffusa tra i cartografi di un tempo. Queste trappole aiutavano i cartografi a proteggere la loro proprietà intellettuale. E tu? Hai mai visto qualcosa di strano su Google Maps?